intanto com'è stato il tuo primo approccio qua a Modena, la prima impressione? Bella città, mi piace, per il senso, è buon senso di allenare qua e giocare. Hai detto che da avversario è sempre stato un campo difficile, non hai mai giocato particolarmente bene al Palapanini, cercherai di invertire la tendenza quest'anno. Certo, c'è cioè più volte di giocare, per questo bisogna giocare bene. Velasco ti ha voluto fortemente, sei un giocatore tecnico, completo, capace di seconda linea come in prima, hai già parlato con Velasco, com'è stata la tua firma con Modena nel tuo arrivo qua? È molto buono perché lui capisce il gioco più di tante persone, adesso c'è tanto cosa da imparare, abbiamo fatto adesso 3 giorni con lui e abbiamo tanto tempo di lavorare con lui, perché questo abbiamo tanto tempo da imparare, da andare di più. Lube, Perugia, Modena, Trento, che Superlega sarà? Come la vedi? Sono tornate tutte le star della pallavolo mondiale dei campionati italiani? Sì, sicuro è più forte del mondo adesso. È una bella cosa di giocare in Italia su questo livello. Mi piace molto, questa è stata una decisione molto facile per giocare per Modena. Mika Christensen è un giocatore che conosci già, un alzatore giovane, ma che hai detto è cresciuto molto, può ancora crescere. Come ti troverai con lui, come ti trovi con lui, che cosa può dare in più a questa squadra? Eh sì, lui ha le sue cose che lui fa molto bene. Tutti devono, della squadra devono dare le cose migliori per la squadra e lui è uno dei migliori del mondo quando parla davanti alla rete. Questo è. Ci sono adesso le fasi finali del mondiale, immagino che un po' dispiace a te e alla tua Germania non esserci, non aver potuto partecipare al mondiale, ci sono tanti tuoi futuri compagni di squadra, che pallavolo stai vedendo? Eh sì, io sono per l'Italia, l'Italia in questo momento a casa, c'è un grande giocatore quando è anche più difficile, come Strani e Ivan, anche giocano meglio, anche Gelli, anche lui è un bravo giocatore in questi sensazioni, queste cose, questo sono contento.